Il Reale TV! Il mio televisore con lo schermo a 48 pollici? E non vi sembra di essere seduti al cinema a guardare un meraviglioso film? Il presidente della Matsu Electronics è un amico di mio padre e questo super televisore è stato realizzato apposta per me. Dopo aver visto un film con questo non potrete più guardare la TV normale, vi sembrerà un giocattolo! Sono furioso, come si permette di chiamare giocattoli i nostri televisori? È frustrante, ma non possiamo farci niente perché è la verità. Eh sì, i nostri apparecchi non sono neanche lontanamente paragonabili al suo. Nobita, adesso sono pronta a scommettere che andrai da Doraemon e gli chiederai di procurarti una TV da 100 pollici. Ti sbagli, non glielo chiederò. Sì! Puoi smetterla con questa scenata, John? Io veramente... Lo sappiamo tutti come è fatto su Neo, non devi farci troppo caso. Shizuka ha ragione. Se cominci ad arrabbiarti per ciò che dice quel grande sbruffone di Suneo, non la finisci più. Fa tanto il gradasso, ma io sono più che sicuro che adesso sta andando dritto dritto a frignare da Doraemon. Bravo, Nobita. Sono fiera di te. Sono tornato. Oh? Ah, ciao, Nobita. Che cos'è quell'affare? Il reale TV tridimensionale con megaschermo. Sono appena andato a prelevarlo direttamente nel 22° secolo. Un televisore tridimensionale con megaschermo? Sono il bambino più fortunato del mondo. Wow, il reale TV è davvero gigantesco. Ci siamo, possiamo provarlo. È pazzesco, non ci posso ancora credere. Ma che cosa? E io che ho fatto così tanto il superiore con John. Che se ne importa? Basta con le ciance, si comincia. Ma dai, cosa ti prendi, Nobita? Il mostro sembra bere anche molto affamato. È l'effetto del megaschermo che fa sembrare tutto più grande e reale. Questo reale TV è veramente impressionante. È un oggetto molto diffuso nel 22° secolo. Prova a guardare lo schermo da un'altra angolazione, così vedrai l'effetto tridimensionale. Devo cambiare angolazione. Oh, hai proprio ragione, è tutto diverso da qui. È una TV strabiliante. Avanti, uomo mascherato, vai a sconfiggerlo! Che effetti speciali! Con questa reale TV sembra proprio di essere là! Sono molto contento che ti piaccia così tanto! E dimmi, ci sono altri canali? Certo, ce n'è un'infinità! Wow, che paesaggio rilassante! Piantala, tu detesti la campagna! Ma questa è bella! Forse hai ragione tu, dopo un po' mi annoia! Tieni tu il telecomando, così puoi cambiare canale! D'accordo, da qua! Che cosa c'è? Mi hanno sparato! Salvami, Doraemon! Smetti di fare lo sciocco! Oh, oh, ho avuto veramente la sensazione che mi stesse sparando! Non sei credibile, finiscila! Basta con i film d'azione! Oh, guarda, Getsumasa! Oh, come mi piace! Oh, sembra vera, è così reale! Sei la mia preferita! La più brava di tutte! Fermo, non ti avvicinare allo schermo! Ma perché no? Mi piace! Oh no, Nobita! Cosa è successo? Dove mi trovo? Nobita! Ti sei fatto male? Rispondi, per favore! Sto bene! Beh, meno male! Prima non ti ho detto che si può cadere dentro lo schermo! Cosa? Sono finito nella televisione! Quanto è grande, Tsubasa! Sembra un gigante! Poter vivere così! Devo stare attento, rischio di calpestarli! Qualcuno mi aiuti! Attenta!
se salta fuori di lì prima che sia troppo tardi! Sì! Doraemon, ho avuto tanta paura! Era gigantesca e ballava! Ho pensato che prima o poi mi avrebbe schiacciato! Ad essere sincero, non mi dispiacerebbe essere schiacciato da Tsubasa! Davvero? Io credo che non mi piacerebbe! Ora che ci penso? Che idea! Scommetto che Nobita sa per combinare un'altra delle sue proverbiali marachelle. Ah, speriamo che Shizuka sia a casa. Pronto, Shizuka? Ciao, sono Nobita. Ascoltami, io e Doraemon abbiamo un televisore mega schermo che fa sembrare quello di Sune un giocattolo. Vieni subito, ti aspetto. Che cosa? È vero quello che hai appena detto, Nobita? Ah, era già dal telefono. Che bello! A quanto pare ho sbagliato a fare il numero! Oh, non ci volevo! Adesso Gian verrà a prendersi la nostra TV! Sei incorreggibile! Ma quando è che imparerai? Come si permette di sfidarci in questo modo, quel microbo? Come osa dire che la mia super TV sembra un giocattolino? Che cosa posso fare, Doraemon? Aiutami, ti prego! Ecco cosa succede a fare lo sbruffone. Spero almeno che tu abbia imparato la lezione. Ma non è colpa mia, lo sai? No, non mi impietosisci. Sono disperato, non dire così, non essere crudele con me! Ma che cosa vuoi che faccia? È tardi ormai! L'hai sentito? È già qui! Aiutami, ti prego, aiutami, ho paura! Va bene. Salve! Non devi fare il brillante con noi, capito? Hai detto di avere un televisore più grande del mio, non è vero? Hai fatto il gradasso dicendo di non badare a Suneo e poi sei andato da Doraemon a procurarti un televisore più grande. Detesto i bugiardi, chiaro? Non ti ho mentito, è tutto vero. Sono rientrata e la TV c'era già. Sta dicendo la verità, l'avevo presa io dal 22° secolo. Sta zitto, non credo una sola parola. Adesso ti darò una bella lezione. No, Gian! Avrei tanta voglia di farti male, però sarò ragionevole. Sono disposto a perdonarti a condizione che mi presti la tua TV gigante. Cosa? Avanti! Non puoi comportarti da egoista. Allora, che cosa hai deciso? Che cosa facciamo? Ok. Enorme! Sicuro che questo sia un televisore vero? Ma certo che è vero! È pronto, adesso puoi accenderlo! Guardate che bello! Wow. È pazzesco! Guarda che immagini! Visto? È veramente incredibile! Già! È duro ammetterlo, ma ho perso la sfida. Basta, posso spegnere? Neanche per sogno, la TV sta qui. Non puoi, Gian, la TV è mia. Hai problemi a prestarmela? No, la faccio volentieri. Sempre la solita storia. Mi dispiace tanto, Doraemon. In cambio, appena arriviamo a casa, ti cedo la mia merenda. Te la puoi prendere tutta. Dici sul serio? Mi vuoi cedere tutta la tua merenda? Già, è il minimo che possa fare. Siamo tornati! Ciao, ragazzi! È pronta la nostra merenda? Sì, ve l'ho preparata lì sul tavolo. Oh, evviva la merendina e la marmellata! Non litigate e dividetevele, mi raccomando! Certo! Sei sicuro che me le posso mangiare tutti e quanti? Ma sì, è il minimo che possa fare per riparare al danno che ho fatto. Vuoi una tazza di tè? Oh, sì! Grazie mille, Nobita! Figurati! Tieni! Sei molto gentile. Le merendine sono particolarmente gustose oggi. Per quale motivo sei così generoso, Nobita? Te lo spiego io. Un motivo c'è. Sta zitto, non serve che lo racconti. Perché? Che cosa è successo? Niente, mamma, niente. Nobita, mi versi del tè? Certo, subito, con piacere. Eccolo che sta per arrivare. Che bontà. Ah, vedere i documentari su questo schermo è come essere là. Già. Sembra quasi di poterli toccare. Cado! Stai attento, Suneo! Ai, che botta! Wow! Gian, vieni qui, svelto! Si può entrare dentro lo schermo, guarda! Dici sul serio? Fantastico! Siamo
vedremo nel documentario! Cosa ti avevo detto? Ma hai visto com'è immensa la savana? Sembra quasi di essere dentro un sogno! Corri! John, dove sei? Gli avevo raccomandato di stare in negozio. Dove si sarà cacciato quel fannullone? Mamma mia, che televisore enorme e non c'è nessuno che lo guarda. Che spreco di energia. Quante volte gli ho detto di spegnere la TV quando non serve? La savana è un ambiente fantastico, hai visto quanti animali? Con questa TV possiamo visitare tutti i paesi del mondo. Oh no, dov'è? Non può essere sparita. Mi dici che cos'ha? L'uscita è scomparsa, era laggiù ma ora non c'è. Cosa? È sparita. Adesso che cosa facciamo, John? È sempre tutta colpa tua, sei stato tu a dire che si poteva entrare nel televisore. Però anche a te sembrava una buona idea e ti sei divertito un sacco nella savana. Finito. Grazie per la merenda. Era tutto delizioso. Ora riposati un po', ma dopo fai i compiti, mi raccomando. Va bene, agli ordini, mammina. Grazie delle merendine. Dunque, vediamo che cosa potrei cucinare di buono questa sera. Scommetto che Gian e Suneo si stanno divertendo un mondo con la nostra TV. Tra poco andremo da loro e ce la faremo ridare. Comunque nel frattempo possiamo sempre guardare la TV normale. Non abbiamo altra scelta. Lo sapevo, ecco perché non volevo che finisse in mano loro. Che cosa possiamo fare per salvarli? Intanto facciamoli correre ancora un po', già la ginnastica non fa certo male. E magari correndo qua e là incontrano anche un leone e un leopardo. Sai che spavento si prendono? Mamma, aiutami, ti prego, accendi immediatamente!